Allora riprendeva Daniel Fabio proprio una intuizione di Italo Calvino nella sua breve prefazione, che vedeva nel tempo il vero protagonista di quel romanzo, ma in un tempo multilivellare, diciamo, in un tempo fatto di tanti strati, come diceva Fernando. Allora la metafora la accolgo non soltanto dal punto di vista scientifico, quanto dal punto di vista politico, cioè nella dialettica continuo-discontinuo, concepirla come contemporanea, questa dialettica significa non occultare i conflitti. Non occultare dialetticamente i conflitti, in quanto la stessa democrazia, se la si riduce, e ripeto, parlo di democrazia perché credo che siamo in uno dei luoghi che sono stati profondi laboratori di democrazia italiana, dal basso, che hanno convocato i migliori intellettuali universali, diciamo così, internazionali, a dibattere su questo, allora dico, se noi dobbiamo sperimentare, diciamo, una riflessione sulla democrazia in questo territorio, la dobbiamo fare a partire dalla nozione di iperluogo. Credo che questa nozione abbia un'operatività politica in quanto consente la compresenza di più voci e di più idee di temporalità, ma al tempo stesso anche sia una macchina per un'antimacchina. Cioè una macchina che sia un antidoto all'occultamento dei conflitti, a quella enorme macchina che occulta i conflitti e che crea un consenso determinando un arretramento delle coscienze critiche. A un recente invito che abbiamo fatto a un grande cantore di musica tradizionale napoletano, di Somma Vesuviana, del paese dove io sono vissuto da ragazzo, lui è venuto a cantare dei canti a figliola, che sono una tradizione dei canti contadini di quell'area. E ad un collega che gli diceva, che lo complimentava dicendogli, appunto, tu sei davvero un esempio verace della cultura popolare. Lui ha detto, ma che cultura popolare? Perché lui non parla un italiano, parla un... Noi siamo cultura di elite. Ha detto, la vera cultura popolare sono questi che vedete nudi in televisione. Noi siamo cultura di elite. Ecco, questo contadino si ritiene una cultura di elite e non una cultura popolare. Allora, tornando alle suggestioni concrete alle quali i ragazzi dell'associazione ci hanno richiamato, io credo che la parola democrazia sia una parola chiave dentro il concetto di cultura. Quello che ha detto, condivido di Fernando anche il richiamo di Di Ruggero, l'avrei fatto anch'io perché Di Ruggero ha dato in poche parole un manifesto credo importante stamattina quando ha detto cultura come produzione, che poi è stato ripreso anche da altre voci della tavola. Cultura come produzione culturale vuol dire, non è una frase banale, perché vuol dire riflettere sui modi di produzione della cultura e quindi sui modi della distribuzione. Non è lontano dal mercato, perché è un'analisi appunto dei mezzi di produzione della cultura, dei proprietari di questi mezzi di produzione, ma intanto ci spinge ad avere un'idea della cultura lontana dalle retoriche culturalistiche, per allontanare la cultura da quelle concezioni fisse essenzialistiche dell'identità chiusa che hanno portato a discorsi neorazzisti nel nostro paese. Per allontanarci dai rischi quindi di un arretramento del senso comune democratico tale da regredire a forme di razzismo, credo che bisogna riflettere sulla capacità di produrre cultura. E la capacità di produrre cultura sta tutta dentro, per quanto mi riguarda, una sola parola che è lavoro. Cioè il lavoro è un'altra parola chiave. La cultura e lavoro, sia come lavoro della cultura, sia come cultura del lavoro. Quello che diceva l'assessore di Genova sul saper fare è un'intuizione molto interessante. Il saper fare è una conoscenza implicita, spesso corporea, spesso non raccontabile, se non attraverso la visione che tu hai dell'atto. Per quanto riguarda invece la linea di coinvolgere in questo iperluogo materano artisti e scienziati, sono del tutto d'accordo, non solo per quanto dicevo prima, ma per un'altra suggestione che vorrei aggiungere e concludo, e cioè va bene il teatro, perché il laboratorio è teatro e il teatro è maestro di laboratorio, cioè di un laboratorio dove si sprigiona una capacità di agire che sta dentro il corpo e che produce cambiamento. E quindi il teatro, le arti visive, le arti musicali, le arti plastiche.
Ma io credo che per determinare un incrocio fra arte e scienza si debba aprire ai giovani artisti e contemporaneamente ai giovani ricercatori, progettando una idea di capitale della cultura. Io vedo la capitale della cultura come uno spazio offerto a tutti quei giovani che si vedono oggi negato in Italia e in Europa la possibilità di fare ricerca culturale. In Italia questo spazio è negato, è uno spazio non a rischio, ma già fatto oggetto di un attacco che strumentalizza certe ragioni anche condivisibili, ma il cui obiettivo, sempre più evidente, è la distruzione della distribuzione democratica della cultura e vale a dire la distruzione dell'università come università pubblica, della scuola come scuola pubblica. Questo è un dato sotto gli occhi di tutti e per cui questi occhi non li possiamo chiudere e io non li posso chiudere men che meno perché ci lavoro dentro. E allora credo che aprire ai giovani ricercatori, soprattutto in un'epoca in cui quella idea finanziaria dell'economia entra in crisi, e allora lì si investe sulla cultura. Quando il Portogallo entrò in crisi, mi ricordo, miei colleghe di dottorato trovarono il posto in Portogallo perché c'era la crisi economica e allora investirono sulla cultura e andarono a fare i dottorati di ricerca pagati molto più del mio in Portogallo. Allora credo, apriamo ai giovani artisti, ma apriamo anche ai giovani ricercatori europei che vogliano venire su questo territorio, perché non conta solo leggere una cultura per come si offre, ma conta anche rileggerla, perché sono gli occhi dei nuovi ricercatori che producono anche, e le pratiche dei nuovi ricercatori che producono nuova conoscenza. Ecco, credo che la cornice di laboratorio che voi avete offerto oggi a noi sia già un esperimento di quella cornice che potete offrire alle associazioni locali, ma anche a quanti non riescono a liberare le proprie capacità di agire in una fase in cui l'esproprio della propria capacità di agire sembra essere il motto delle grandi agenzie politiche nazionali e internazionali.